Voglio coprire in questo breve storyboard un po' di link mancanti. In particolare, questa è l'equazione di Dalton. Che abbiamo derivato dall'analisi della turbolenza. Poterla applicare a casi reali, che cosa dobbiamo? Beh, dobbiamo valutare C, quindi il coefficiente di Dalton, dobbiamo misurare la velocità media U e dobbiamo valutare l'umidità specifica a due livelli, z con 0 e z. Abbiamo visto come contestualmente a ricavare questa formula, abbiamo anche visto come qual era l'espressione legata a C. Per misurare U possiamo pensare di avere un anemometro e tuttavia qui per l'umidità dobbiamo distinguere alcune situazioni differenti. In particolare, la prima situazione è quella in cui noi abbiamo dell'acqua libera. Questa può essere la superficie di un lago, la superficie di un fiume, dipende dalle dimensioni che qui non si possono in qualche modo dedurre. O così via. In questo caso noi abbiamo dell'acqua libera. In questo punto chiamiamolo 0 più epsilon di quota uguale z0. Siamo subito sopra la superficie dell'acqua e qui possiamo pensare che Q è uguale a Q star. E questa Q star deriva dalla legge di Clausius-Clapeyron ed è una funzione della sola temperatura. Bene, in questo caso siamo a posto. Un altro caso però è quello dei suoli. Nel caso dei suoli, la superficie z0 è qui, avremo una z per esempio misurata verticalmente in questo senso a partire da un certo punto di riferimento e noi non sappiamo qual è Q di z0. A questo ci sovvengono i lavori di Lehmann e Dohr, Shoukry e Dohr, in sostanza Lehmann e Dohr, Shoukry e Dohr, che dicono che comunque dai suoli. Sì, si può usare l'evaporazione, ma nello strato intermedio tra il livello dell'acqua. Ma dobbiamo prestare attenzione alle due fasi. Nello strato, quando l'acqua è in superficie, abbiamo la fase 1, ovvero o stage 1, detto in inglese, in cui l'evaporazione è esattamente uguale a quella che si avrebbe da una superficie liquida. Quindi nella nostra sostanza possiamo fare l'assunzione che Q di nuovo è uguale a Q star di T. Ed è questo che andiamo ad investigare nella parte dedicata ai suoli. Però c'è una fase 2. Quando siamo al di sotto di un livello LC, e in questa fase 2
è senz'altro minore di Custar, di T. E quindi per applicare la formula di Dalton dovremo mettere un valore, chiamiamolo Q sharp, segnato in questo modo, di Z0 minore di Q star, e dovremo ingegnarci su come calcolare questo Q di Z0. Lo stesso dicasi quando abbiamo delle piante. Quando abbiamo delle piante, siano esse delle piante, le vere e proprie piante oppure dell'erba, le condizioni variano, dobbiamo tener conto della fisiologia delle piante. Ok, anche in questo caso noi dovremmo andare a calcolare un Q sharp che è minore di Q star. Il fatto che Q sharp sia minore di Q star in entrambi questi casi, cioè nei casi del suolo e nel caso delle piante, è effettivamente un problema. Ed è un problema che affronteremo nelle lezioni dedicate, andando ad introdurre degli stress factor. O delle resistenze. Che ci serviranno per identificare o sostituire la scelta di questo Q-sharp.